Parola adesso ad Alberto Lavati. Vorrei solo dire qualche cosa di diverso rispetto al documento che vi è stato dato, anche se lo riprenderò. Nella cartella c'è idee per una campagna per la trasformazione di un sistema offensivo nostro in un sistema difensivo, per poi, come primo passo, per arrivare a un modello di difesa non violento. Quello lo do per scontato, lo leggerete, però vorrei dire tre cose in particolare. La prima cosa, stamattina abbiamo visto vittorie vincenti e in parte anche i problemi che ci sono nelle lotte antinucleari nel nostro paese. Ecco, una cosa che è estremamente importante da dire è l'ottimismo delle lotte che abbiamo fatto. È stato tradotto in italiano un libro di Gardner, l'ambasciatore americano in Italia, che sostiene che l'accordo INF tra Est e Ovest, tra Gorbaciov e Reagan, è stato dovuto non ai pacifisti, ma all'impianto dei missili in Italia e in Germania. Ecco. E purtroppo due grandi giornalisti, Adriano Sofri per Repubblica e Levi per la stampa, hanno ripreso sostenendo in pieno questa tesi. Quindi il movimento pacifista non sarebbe servito a nulla, anzi sarebbe stato quasi controproducente, mentre invece l'impianto dei missili in Italia sarebbe stato quello, e in Germania, sarebbe stato quello che ha portato a cambiare la situazione mondiale. Per fortuna c'è uno storico americano, Whitmer, che ha scritto tre volumi pubblicati dalla Stanford University, proprio sulle lotte nucleari, antinucleari, che sostiene che questa tesi di Gardner è una favola, dice lui, una favola a uso repubblicano per propaganda politica, e che invece, e lui lo dimostra con una serie di interviste a americani, a russi, eccetera, così, e che invece è stato esattamente il movimento antinucleare che ha a un certo punto convinto Reagan, che fino a quel momento aveva portato avanti la lotta contro il male e così via, che però aveva anche difficoltà perché le ricerche economiche, perché le ricerche sulle, come si chiama, le guerre stellari portavano via un sacco di soldi e così via, e poi perché c'era questo movimento in America e in tutti i paesi d'Europa a cambiare politiche e a dire, beh, perché non cominciamo a, diciamo, a modificare questo e a prendere accordi per ridurre. E questo, si è aggiunto Gorbaciov, tra l'altro c'era stato in quel momento, proprio nell'83, ci fu per pelo, si arrivò alla guerra, perché questo aumento questo Whitney lo dice con estrema chiarezza, questo aumento di armi nucleari, questa offensiva di Reagan contro il male, contro il regno del male, così aveva dato ai sovietici, intanto li aveva fatti aumentare a estrema cosa le loro armi, ma aveva dato l'impressione che le manovre della NATO che si stavano preparando fosse in realtà un attacco e quindi erano pronti a far scoppiare la guerra. Quindi siamo stati in quel periodo proprio sull'orlo di una guerra nucleare. Ecco, Reagan ha cominciato a pensare a cosa e diciamo Gorbaciov gli ha dato una mano e siamo arrivati all'accordo INF. Purtroppo bisogna dire che Reagan poi grazie a quell'accordo è stato rieletto. Difatti Whitney dice stiamo attenti che a non fare lo stesso con Bush ora, che se Bush diventa buono tutto un tratto e così via, magari lo rieleggiamo e ci riabbiamo lo stesso. Quindi stiamo attenti a non farci fregare, dice Whitney in un ultimo testo. Quindi da questo punto di vista credo che sia molto importante sostenere questo. Le lotte di Comiso, che alcuni di noi hanno fatto, le lotte antinucleari in Europa e in America sono state estremamente efficaci e hanno riportato, diciamo, dei successi notevoli che hanno fatto cambiare, potremmo dire, anche il mondo.
Da questo punto di vista c'è bisogno di un nuovo rilancio di queste lotte, e su questo dobbiamo basare la nostra campagna, diciamo così, partendo dal fatto che quelle che abbiamo fatto in quel periodo sono state efficaci e sono dimostrate di essere efficaci, e quindi dobbiamo partire con il senso positivo che dobbiamo rifare, rilanciare e forse migliorare le lotte che abbiamo portato avanti. Allora, poi arrivando dopo questo tentativo di ottimismo, potremmo dire così via, i testi ci sono anche in italiano, Whitney, se qualcuno li desidera, praticamente glieli posso indicare, li ho portati anche qui, praticamente così. Io indico tre fasi di una campagna, tre fasi che non vuol dire che bisogna fare la prima, poi la seconda, poi la terza, non dobbiamo prenderle come delle cose, diciamo così, rigide, perché le cose rigide non sono mai quelle valide, però diciamo come un progressivo incremento dall'una all'altra. La prima fase è sicuramente quella dell'informazione. È stato detto oggi, è stato ripetuto, bisogna informare la gente. Purtroppo ancora molte persone non sanno la situazione, non sanno nemmeno delle bombe che ci sono, non sanno nemmeno dei porti dove attraccano, non sanno, diciamo, tutte queste cose. E quindi bisogna fare un lavoro di informazione. Vi segnalo che nel libro di Gandhi, pubblicato da, che è il vecchio libro curato, pubblicato da Repubblica e da e dall'Espresso, proprio in giro oggi nei giornali, in questi giorni, c'è una nuova introduzione di Giuliano Pontara, che è uno dei firmatari del nostro appello, dove in due pagine e mezzo dice tutto quello che si può dire noi, potrebbe essere esattamente un intervento fatto. Compratelo semplicemente per quelle due pagine e mezzo, oltre naturalmente al fatto che è una delle migliori antologie del pensiero di Gandhi. Ne sono stati pubblicati 50.000 copie e speriamo che serva anche quello. Però vorrei dire una cosa rispetto all'informazione. Abbiamo sottolineato molto l'importanza di far capire il rischio, di far questo, dei pericoli del nucleare, eccetera. Stiamo attenti a questa strada. Stiamo attenti a questa strada perché i nostri amici psicologi hanno dimostrato che questa strada del terrorismo pacifista, potremmo dire così, rischia di portare all'opposto. La gente fugge, va il carpe diem, dice, domani non c'è certezza, quindi... Quindi stiamo attenti a non... Dobbiamo inserire nella nostra propaganda una serie di elementi positivi che ci sono, io ne segnalo alcuni praticamente, ma sicuramente sono molto importanti. Primo, c'è uno studioso americano, un ingegnere, che da 30 anni, quello che ha inventato le cupole geodetiche, ci sono a Parigi, al Palazzo di... della scienza, e c'è a Montreal due grandi costruzioni geodetiche fatte con le triangoli, eccetera, e così via. Questo che da 30 anni sta studiando la possibilità di risolvere i problemi tramite aspetti positivi, tramite cose, e ha studiato che col 30% delle spese attuali militari praticamente in 30 anni si risolverebbero tutti i problemi, fame, analfabetismo, inquinamento, eccetera, così. Naturalmente sono 30 per, ma è solo il 30%, noi vorremmo eliminare anche quell'altro 30%, però abbiamo già delle ricerche, degli studi molto seri che ci dicono che con 30%, semplicemente con 30% si potrebbe già risolvere tutti quei problemi che ci sono. Quindi questo è un primo elemento, primo esempio molto positivo. Un secondo esempio, così, noi abbiamo ordinato 120 Eurofighter.
Io credo che gli Eurofighter non servono sicuramente per difesa, servono per andare a portare, a difendere i nostri interessi in altri paesi e a portare magari quelle bombe o quei missili nucleari che stiamo preparando. Quindi da questo punto di vista dovremmo cominciare a dire, diciamo, basterebbero 10 Eurofighter in meno, avremmo almeno 70.000, se non di più, ricercatori che potrebbero, per esempio, ricercare seriamente le alternative alle industrie militari. Perché uno dei problemi che abbiamo, e l'abbiamo sentito dappertutto, studiamo preventivamente, cominciamo a studiare preventivamente quali possibili alternative ci sono, e avere 70.000 persone, ricercatori a pieno tempo che possono lavorare su questo, sicuramente ci aiuterebbe e eliminerebbe quel ricatto o il pane o la guerra, perché è un ricatto terribile a cui molti dei nostri operai cadono, anche se spesso ci cadono. Quindi diciamo, cominciamo a dire 120 già sono illegali, diciamo, per Eurofighter, comunque cominciamo a ridurli almeno di 10 e cominciamo a fare questo qui. Un terzo esempio praticamente è quello, praticamente, così, che sappiamo, almeno le ricerche di alcuni studiosi americani, che dicono che contro un 1%, diciamo così, la spesa militare utilizzata, cosa serve, diciamo, per dare occupazione a una persona, mentre invece quelle stesse spese in campo civile danno almeno 10 persone praticamente lavoro. Ed è questo un altro elemento fondamentale da far capire alla gente. Praticamente con le spese militari, con tutte queste cose qui, praticamente, diciamo, non per nulla la Germania, l'Italia e anche lì Giappone sono i paesi che nel dopoguerra hanno avuto il maggiore sviluppo economico del mondo, tanto che gli americani, per paura della concorrenza giapponese, hanno detto: no, dovete cambiare il vostro costituzione e rifare gli eserciti. Quindi non avere gli eserciti o non poter utilizzare gli eserciti era stato un elemento fondamentale di sviluppo economico di questi paesi, e da questo dobbiamo farlo capire alla gente, che le spese militari non servono allo sviluppo economico. Non cito l'ultimo caso, è quello del, così, che Tonino Drago parla, che con un centesimo o così della spesa militare per il Libano si potrebbe mandare non so quanto i corpi civili di pace a fare un'interposizione non solo in Libano, non armata, ma anche in Palestina, perché l'intervento in Libano rischia di essere di parte se non c'è anche un intervento in Palestina. Poi naturalmente, passando alle altre fasi, c'è la fase dell'organizzazione. Quindi prima buttiamoci a informare anche con aspetti positivi, secondo organizzazione, creiamo un'organizzazione capillare paese per paese, città per città, eccetera, per portare avanti tutte queste campagne, per informare, per portare questi elementi qui, e cominciamo a organizzarsi, a prepararsi per la terza fase. E la terza fase è quella che abbiamo visto stamattina, sono le azioni dirette non violente. Non se ne esce fuori, guardate, così non si può vincere questa battaglia se non passiamo anche alla fase delle azioni dirette non violente, ma devono essere preparate bene, devono essere formate bene. Non deve succedere quello che è successo a me, per esempio, a Comiso, che mi sono trovato solo a essere processato, diciamo, quando eravamo 3.000 a fare i blocchi, dice, davanti a, con 3.000 persone sconosciute. Ma come sconosciute? C'era la cartellina, c'era quell'altro, erano 7 trametrani, quanti, compreso quelli, eccetera, erano sconosciuti praticamente, e però nessuno dei movimenti che aveva partecipato ha accettato di autoincriminarsi. E questo è uno degli elementi deboli della lotta. Quando si fanno lotte non violente bisogna avere il coraggio di andare in processo e di, diciamo, subirne le conseguenze.
come sta facendo Turi. Quindi le azioni dirette ci vuole una buona preparazione, bisogna sapere come farle, dobbiamo sapere come reagire di fronte ai provocatori, perché la polizia e tutte le polizie del mondo sanno come infiltrare i provocatori per cercare di trasformare le lotte non violente in lotte violente, perché sanno come reagire alle lotte violente, ma non sanno come reagire a quelle non violente, e quindi tutto questo richiede preparazione. Ultima cosa, ma non so se ho tempo, vorrei dire che la non violenza non è solo obiezione di coscienza. Il discorso fatto da alcuni parlamentari, obiettori di coscienza e così via, lo condivido solo parzialmente, nel senso che l'obiezione di coscienza è solo una delle forme. C'è l'altro, il progetto costruttivo, c'è quello che Sharp ha definito le sanzioni non violente, cioè si può appoggiare però a condizioni, che porre delle condizioni ben precise con dei tempi ben precisi. Quindi io, diciamo sinceramente, di fronte ai parlamentari che dicevano no, non l'intervento e così via, io pur condividendo il loro spirito dicevo, però dico, se poi ci ritorna Berlusconi siamo ancora peggio, e quindi cerchiamo di fare quello che si sarebbe dovuto fare in Kosovo o nei riguardi della Serbia, che gli abbiamo cominciato a riaprire i soldi a Milosevic, e quindi siamo stati quelli, diciamo, uno dei paesi che ha più dato soldi a Milosevic, che poi ha usato per fare la guerra in Kosovo, e diciamo invece si doveva fare le sanzioni positive. Ti appoggiamo a patto che, il primo patto che doveva essere quello dell'eliminazione dello stato di apartheid che c'era in Kosovo, cosa che nessuno gli ha detto, e gli ha dato i soldi a babbo morto. E poi dovremmo fare lo stesso nei riguardi del nostro governo di sinistra, il governo amico, dire fai in tempi ragionevoli questo e questo, oppure alla fine, diciamo, noi saremo costretti ad andarti contro. Però a quel punto, se la cosa saranno chiare, non ritornerà Berlusconi, ma ci sarà semmai un governo ancora più avanzato. Grazie. Grazie Alberto.